Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia. Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento, dopo l'altro inverno che soffia neve su di me, che ho già L'amministrazione comunale di Castelvetrano, guidata dal sindaco Gianni Pompeo, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Trapani, ha organizzato un workshop concorso denominato Architetti e Artisti insieme per pensare a una Sicilia contemporanea. Il progetto è stato presentato al Baio Florio di Selinunte ed è stato moderato dalla giornalista del TG1 Monica Mangioni. Nei mesi scorsi sono pervenute 71 candidature da ogni parte d'Italia e alla fine dei lavori la giuria, composta da professionisti nazionali e internazionali, ha scelto all'unanimità i 5 gruppi: Andrea Stipa di Roma, Piera Patera di Milano, Claudio Lucchesi di Pace del Mela Messina, Mario Cottone di Sciacca e Paolo Iotti di Reggio Emilia. I 5 finalisti del concorso hanno sottoposto alla giuria lo scenario probabile per l'assetto territoriale di alcune aree degradate di Marinella di Selinunte, come esempio di intervento e di cambiamento, nello specifico la ridisegnazione del sistema dei percorsi che connettono due importanti arterie urbane, via Pindaro, via Pitagora, via del Cantone e il mare, per migliorare i collegamenti tra la parte alta e bassa di Selinunte zona est. La serie di interessanti soluzioni individuate dal folto gruppo di neolaureati saranno ora sottoposte al vaglio della commissione, che in 60 giorni diventeranno progetti esecutivi per ottenere i finanziamenti della Comunità Europea, definendo così un nuovo scenario per l'assetto territoriale di alcune delle aree degradate di Marinella di Selinunte. Già siamo in una fase in cui i progetti quanto prima possono diventare concreti e Castelvetrano già è pronta a partecipare alle grandi tappe, alle grandi risorse che ci daranno appena la Regione Siciliana pubblicherà il bando 2007-2013 ad avere quel ritorno economico del quale tanto si parla ma che ancora purtroppo non è concretizzatosi. Dico, il ritorno economico è il primo dei problemi di questa terra. Era assolutamente scontata la circostanza che Castelvetrano, che l'amministrazione civica di Castelvetrano, guidata dal sindaco Pompeo già da qualche anno, ha seriamente investito in questo territorio. E ne sono un fatto concreto gli alberghi, né una circostanza concreta un aumento della presenza in zona del 30% nei bed and breakfast, nel 20% nelle strutture ricettive di questa città. È una città, è una frazione, è un territorio complesso, vasto, che ha tantissime esigenze e tantissime problematiche che vanno affrontate, ma l'idea già di parlarne, ma di parlarne per essere operativi e concreti già da domani mattina, ritengo che questo sia un segnale, e da un punto di vista mediatico, ma soprattutto da un punto di vista sostanziale, assolutamente importante. Ed è questa la genialità dell'investimento, della creazione del workshop, che di tutto quello che gli architetti preziosamente realizzeranno quanto prima, le ricadute immediate per il nostro territorio saranno immediate. Grazie. Mario Cottone e Gregorio Indelicato stanno coordinando uno dei gruppi di lavoro di questo workshop su Marinella di Selinunte e abbiamo sentito
quello che è questa mattina il lavoro che state facendo, voi nello specifico di cosa vi state occupando per esempio? Beh, tutti i gruppi si occupano dello stesso ambito, dello stesso sito, dello stesso progetto. Noi in questo momento ci stiamo occupando praticamente di conoscere il luogo bene, infatti dopo stamattina abbiamo fatto un sopralluogo per vedere il luogo e entrare a individuare i caratteri che caratterizzano l'area di progetto, e adesso stiamo iniziando, diciamo, a lavorare sul modo appunto di rispondere un po' al programma e ai motivi, diciamo, di questo workshop. Sì, possiamo aggiungere che noi stiamo immaginando il lavoro diviso in due parti, tra loro, diciamo, molto relazionate: una parte più tecnica, diciamo quella più strettamente architettonica, le sezioni, le quote, definire un po' i percorsi, le cose, diciamo, legate anche alla funzionalità; dall'altro un aspetto un po' più concettuale, anche artistico. Per questo, questo era espressamente voluto nell'organizzazione del workshop, con questa presenza degli artisti che in un certo senso ci daranno un po' questa leggerezza di poter vedere oltre, quindi di cercare di arrivare un po' più in là di quello che sarebbe un percorso più strettamente funzionale e, diciamo, legato al modo, diciamo, consueto di fare il nostro lavoro. Quindi per noi è anche molto interessante e divertente. Per esempio, il vostro gruppo è formato da quante persone? Dove siete? Il nostro gruppo oggi qui, per noi siamo... il nostro gruppo è formato da noi due, e in questo momento c'è un 2+1, che abbiamo una collaboratrice che ci sta aiutando a Sciacca. Il nostro gruppo, diciamo, è di Sciacca. Iniziamo la nostra esperienza italiana da un anno, perché siamo stati precedentemente fuori per esperienze di lavoro e di studio in Inghilterra, Spagna, e dopo una lunga assenza siamo ritornati, diciamo, a gennaio, e abbiamo iniziato questo percorso di fare architettura dalla Sicilia, da Sciacca. Dico dalle, non in Sciacca, perché stiamo lavorando, cioè abbiamo la sede a Sciacca, però lavoriamo fuori, principalmente fuori all'Italia, e questo è il nostro primo contatto, e siamo contenti anche con una realtà architettonica.